I primi punti che l'Alessandria Calcio avrebbe potuto conquistare a Lecce, poi sfumati per decisioni arbitrali incomprensibili, hanno fatto infuriare non poco lo staff grigio, che di fronte ad una direzione di gara a senso unico non ci sta ed esprime le sue rimostranze ai vertici della Lega B, partite dall'allenatore Longo nel dopapartita e continuate per bocca del presidente Di Masi. I grigi purtroppo per questo hanno perso il match immeritatamente, dopo essere stati in vantaggio fino all'88esimo grazie ai gol di Covazza e di Ba. Ma quello che fa male è il condizionamento arbitrale con la giacchetta nera triestina che espelleva Di Gennaro ma poi graziava Tuia, mentre una rimessa laterale invertita portava al vantaggio definitivo dei pugliesi. Credo che la squadra abbia dimostrato di essere viva, ha lottato e avrebbe portato via anche punti meritatamente in una partita impegnativa sul campo di una squadra veramente molto attrezzata come Lecce, quindi sicuramente una risposta della squadra positiva. Innanzitutto credo che oggi sia forse la prima volta che parlo di un arbitraggio, perché di solito non l'ho mai fatto, però a volte non dicendo niente mi sembra anche a volte di passare per stupido, quindi credo che ci vada rispetto assolutamente in questo caso per Alessandria, perché credo che ci siano state oggi delle decisioni veramente alquanto distributive. Io credo che il giallo a Tuia fosse netto e il giallo di Di Gennaro fosse veramente un secondo giallo regalato, e mi chiedo come mai, visto che sono i secondi cartellini gialli, sono elementi che condizionano le partite perché lasciano le squadre in 10, come possa non intervenire il VAR su un secondo giallo, però ripeto, questa è una disposizione prettamente personale, senza considerare il fatto che a pochi secondi dalla fine una rimessa laterale clamorosa, invertita, ha permesso a Lecce di guadagnarsi l'ultimo calcio di punizione, dove forse tutto lo stadio intero aveva visto che quella era una rimessa laterale per noi, però ripeto, mi auguro che ci sia rispetto anche solo per l'Alessandria, perché la società e i tifosi fanno sacrifici come tutte le altre società, e in quanto a storia l'Alessandria non è da meno verso nessuno, quindi mi auguro davvero di avere la stessa attenzione che stanno avendo altri club. La speranza che ora la squadra non subisca il contraccolpo di questa sconfitta e sia pronta ad affrontare l'Ascoli domani alle 18 al Moccagatta, un match che i grigi affronteranno sicuramente senza Di Gennaro e probabilmente anche senza il portiere titolare Pisseri.